Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui finalmente con un nuovissimo episodio del Road to Division 1. Era parecchio tempo ragazzi, non vi portavo... no. Che cazzo stavo dicendo prima? Un nuovo episodio di... Sì, vabbè, lascia perdere, dormi. Ricomincia. Dormi. Alla fine comunque, terminata la carriera sul FIFA 15, ho deciso di riprendere questo cammino verso la prima divisione, considerando che siamo in divisione 2 quasi. Infatti in questo episodio cercheremo proprio di arrivarci con questa squadra ragazzi, squadra Ligue 1 che è nuova tra l'altro, come vedete, eccola qui. E allora, praticamente, vi racconto un po' questa squadra. La maggior parte dei giocatori, cioè tutti i TOS, sono trovati nei pacchetti, tutti. E penso li abbiate anche visti nell'ultimo pack opening. Detto questo, io per quanto riguarda questo episodio ragazzi vi porterò 3 partite con questa rosa francese. Poi dal prossimo episodio io vorrei farvi vedere anche un po' delle altre rose che ho, quindi che ne so, per esempio la Serie A che ho modificato molto rispetto all'ultima volta che l'avete vista, eccetera. Però chiaramente chiedo anche a voi nei commenti di dirmi che rosa volete, magari ne costruirò una nuova, che ne so, mi dite una rosa brasiliana e io la creo apposta per farci un episodio. Quindi, visto che stiamo parlando già abbastanza, possiamo andare subito nel match. Andiamo rapidamente però a vedere il cammino appunto. Mi ha preso un colpo, pensavo di aver iniziato la divisione 3, si era un attimo buggato tutto. Allora, eccolo qui il nostro cammino. 3 punti in 4 partite per passare. E, attenzione, perché facendone 6 invece di punti, quindi vincendo le prossime 2 partite, comunque 2 su 3, riusciremo anche a vincere il titolo. Adesso, FIFA per carità quest'anno è fatto coi piedi. Però, visto che ultimamente mi sta andando molto bene, spero che continui ad andare per il verso giusto. Ok, eccoci qui, giochiamo contro Sarolex, ha la stessa mia maglia, direi di cambiarla io. No, ma sei stronzo allora, cioè non vuoi proprio... no? Bastardo di merda, devi morire. Papere! Ok ragazzi, siamo in partita, Stamford Bridge, DRGEO, c'ha un codice fiscale al posto del nome della squadra. Goals, quindi andiamo a vedere un po' la Madonna di Gesù Bambino, IF. Manda la casetta, bravissimo Verratti, palla bella in verticale, ci sarebbe anche al centro Payet, servito, Dio! Ovviamente se lo fa da solo, vai ancora la casetta, lascia lì il pallone, rimpalli, tripli, tira! Mamma mia, trasformiamo da qui, trasformiamo, dimmi che Payet, vabbè Payet adesso, però ci potrei provare lo stesso. Va Payet, mamma mia Courtois come l'ha tenuta! Occhia la palla dentro per il Kun, Agüero, Agüero in area di rigore. Rientra poi, la mette in mezzo, mamma mia Verratti che recupero che ha fatto, grandissimo Marco Verratti, ma così, random. Vediamo un po' da qui, dove se la va a mettere dentro, oddio, no, mamma mia, Carrasco. Poi Verratti la gira per Cavani, va dentro Carrasco, servito, quindi nuovo possesso di palla con un TD, Matuidi. Si accentra, lascia poi il pallone a Verratti che la gira di prima. Fekir va dentro da Lucas, grande azione, Lucas col destro! Courtois ragazzi, questa è l'azione del secolo. Ora Lucas la tiene, Cavani, c'è lì vicino Fekir, potrebbe concludere lui, col sinistro alto. Occhio che parte Carrasco, l'ho visto Verratti. Grandissima palla per Ferrari Carrasco, veramente giù. Destro di Carrasco! Che non trova la porta di un nulla. Carrasco può partire. Occhio che ti fa male se lo lasci solo. Occhio che ti fa male se lo lasci solo. C'è anche Cavani al centro. Ci sono tutti al centro. La palla è... mamma mia. Pallone ancora in avanti. 3 di recupero. Agüero. 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 Gol. Vabbè. Vabbè. La partita ce la siamo giocata, dai. Adesso ne abbiamo altre 2 per provare... interrompere la maledizione della terza divisione che ormai ragazzi mi accompagna da varie stagioni, visto che è parecchio, come vi dicevo, sto in divisione 3 per questo motivo, perché arrivo alla fine e poi fallisco.
questa partita dominata non meritavamo di perderla. Comunque Lucas arriva sul fondo, riesce a crossare verso Cavani, che pareggia! Grande Matador! Grande Matador! Non era finita! Non era finita! Ora sì, credo, dopo il nostro pareggio, a meno che non ci segna lui, noi comunque rubiamo palla. Non è finita fino a quando l'arbitro fischia ora. Comunque 1-1, questa è la mia partita che avremmo meritato sicuramente di vincere, ma per come si era messa va bene, alla fine in un minuto abbiamo anche rischiato di perderla. Allora, per questa seconda partita ho deciso di fare un cambio e quindi mettere dentro dal primo minuto Fekir al posto di Payet, perché non l'avevo mai provato quest'ultimo e l'ho provato adesso in questa partita, non mi ha fatto impazzire, quindi visto che dobbiamo vincere non voglio assolutamente rischiare nulla e quindi gioco esattamente con la stessa squadra con cui avevo vinto l'altro giorno quando ho giocato, quindi dentro Fekir al posto di Payet. Comunque non abbiamo giocato male la prima, avremmo dovuto giocarla meglio. Comunque questa squadra, ragazzi, è nuova, come vi ho detto non ce l'ho da tanto tempo, quindi devo ancora abituarmici un po' e piano piano lo faremo. Ok, questo è il nostro avversario. La squadra c'è. Adesso bisogna vedere se lui la sa gestire. È anche una bella squadra. Raga, che siamo ad Anfield e dobbiamo vincere, anche se non stiamo in casa. Si comincia col Bomber Team in possesso. Lewandowski, benissimo, occhio che parte Verratti in posizione regolare. Verratti! La risposta di Casillas. Ma perché non entra sta palla? Non dobbiamo concedere nulla. Ecco, perché dico non dobbiamo concedere nulla e facciamo le cazzate? Cosa sarebbe giusto prenderlo se è autorete? Raga, è autorete. Vecchie abitudini, ragazzi. Torna a registrare, torna il momentum. Per la casetta, da che parte Fekir, servito dentro Fekir. Non fa la finta. Perché le fate in ritardo le cose? Mi fate incazzare, è incredibile. Palla dentro per Aubameyang. Prende il tempo a Clichy. No, no. Manda andava, fai palo. Guarda se deve far gol lo stesso. Manda andava la presa. Ma sento, Carrasco va da solo per mettersela in posizione migliore. Poi la metti in aria perché arriva Matuidi, che pareggia Larisé. Matuidi fa 1-1, rimette tutto in equilibrio, giustamente per la casetta. Sta partendo Matuidi, ma non è per lui. Matuidi può calciare. Matuidi rimpallo, triplo, poi perché non hai tirato? Per forza qualcosa non quadra, non si può fare così. Consapevoli che non si può fare così, ma come giochiamo? La casetta, fammi sto gol. La casetta, palo. Poi arriva Fekir, la porta sarebbe vuota. E andiamo 2-1 contro il lag, contro tutto e contro tutti. 5 alla pauta, situazione capovolta. E con questo risultato si andrebbe in divisione 2, ragazzi. Con questo risultato si andrebbe in divisione 2. Diciamo che i pali stanno decidendo questa partita. Oh, dov'è Neymar? Oh, Neymar, ma che cosa? Vabbè, dai, il bug da centrocampo sono capace pure io. Se devi giocare così, dimmelo che giochiamo da centrocampo sempre. Facciamo ping pong tutta la partita. Dai che si riparte, la casetta si appoggia a Lucas. Dove? Ma porca puttana! Ma perché? Perché? Ditemi perché quando registro devono succedere queste cose. Ho capito che magari è anche più divertente, no? Però la partita decisiva mi piacerebbe vincere come dovrebbe essere. Bravissimo. Poi Lucas. Parti Lucas, però parti. Quando uno fa l'1-2 dovrebbe anche partire. Cristo Dio Gesù uscito dal nido. Verratti scambia 10 volte con Matuidi. Ancora Verratti, Cavani dentro per la casetta. La casetta, la casetta, la casetta. Fa 3-2. E andiamo. E adesso non parla più perché c'ha pure il microfono e lo sento da un'ora. E non parla più. 3-2 per Lewandowski. Che poi cambia gioco, no, è solo Aubameyang. 3-3. Non so se bestemmiare o restare calmo. Voi che dite? 8 alla fine, raga. 8 alla fine, l'hai capito, l'hai capito? Non ci arriva. Ci arriva sempre, ma non ci deve arrivare. Come fai da terra? Ma Dio maiale. Guardalo, guardalo. Guardalo. Ci tua. E fu così che, dopo dei risultati tutt'altro che favorevoli, dopo
la certezza di non poter più matematicamente vincere il titolo, ci troviamo alla partita decisiva, quella che può o meno farci arrivare in Divisione 2. Lo so, detto così è bruttissimo perché siamo partiti che ci mancava pochissimo, eravamo tanto così dalla gloria, e invece rischiamo anche di non passare. C'ho la telecamera scarica, hai visto? Prendi per favore il caricabatterie della telecamera. L'hai visto prima, però mi sa, eh no, sì, sta là, sta là, sta là. Devi attaccare la corrente, quello, e poi la telecamera non è un cazzo. Io sì, la decima. Ma questo vuole giocare subito, per favore. Questo è perfetto. No, merda, è stata dall'altra parte, non si può fare. Porca puttana. Prendilo, prendilo, attacchiamo dietro la televisione. Prendilo, staccalo. Staccalo rapido che ho 22 secondi. Aia. Hai spento la play. Hai levato il gioco. Oddio Cristo. Hai levato il gioco. Ma quanto puoi essere stupido? No, perché io ho il cugino deficiente, raga. Io ho un cugino deficiente, ho un cugino ritardato che deve morire. Perché? Cioè, ma come? Io posso chiedere attacco dietro la televisione, il caricabatterie della telecamera si sta scaricando e lui mi leva il gioco. Cioè, ma le... Ma è stupido, perché non è che l'ha fatto apposta, magari l'avesse fatto apposta, lo menavo e basta. Ma qua va ricoverato, e questo è il problema. Perché io mi dimentico che per mettere la taglia leggera basta che premo qua. Non si è capito manco quello che hai detto, vabbè. Dai, scusa, perdonami. Perdonami, mi hai fatto ritirare. Ma fammi guardare un video dei Righini che è più divertente. Cioè, veramente, ma... Vabbè, fanculo.